È proprio forte. Ma Sanremo sono soprattutto note e voci, e nella festa sanremese le attese sono tutte per la Bertè, che come un ciclone sconvolge ogni programma. Buonasera signora, come sta? Sopravvivo. Emozionata. La musica è trattata a calci nel e di conseguenza. E baciami adesso. A proposito di creatori di moda, col cuscino l'hai fatto? Col cuscino dell'albergo. Pensa al direttore. Pensa alla cancelleria. Il cappuccio, che questo l'ho fatto 3 anni fa. Sì. Era un pochino moscio, allora il cappuccio era un po' tipo il nome della rosa. Ho capito. E questo qui è il cuscino dell'albergo. Senti qua. Sì, bello. Non è venuto. Però mi sono arrangiata. Loredana Bertè è stata la vera mattatrice di una serata che di buona musica ne ha vista parecchia, tra big e nuove leve. Di baci se ne sono visti e se ne sono raccontati tanti. Dalla Sharon Stone del Danubio, la nostra Osvar, sono innamorato quando... Chiambretti, bistrattato dalla Bertè, continua ad imperversare, minacciando il pubblico con apocalittiche visioni sanremesi. Creazione di 1 milione di posti di lavoro! La serata si è chiusa dopo le solite 4 ore. Si riprende giovedì con i duetti tra VIP e Ivana Spagna sarà con la Bertè. Non è per me la gara, è la gara di un'altra cantante che è Loredana. Canzone bellissima, veramente, testo bellissimo. Cioè a me piace veramente tanto. È geniale Loredana quando scrive le cose. E chi sono i buoni? Ma vedremo più avanti gli sviluppi della vicenda e poi sentiremo anche testimoni, pareri in diretta e con servizi. Adesso Vanessa, però torniamo a Sanremo, che qua dobbiamo parlare del caso di ieri, che però campeggia anche oggi, giornata di riposo. Musica e parole, la canzone di Loredana Bertè potrebbe approdare in tribunale, lo dicono anche le agenzie. Il suo brano che abbiamo sentito ieri sera sarebbe una cover, cioè una riproduzione di una canzone di 20 anni fa, Ultimo Segreto. Era stata cantata da Ornella Ventura, prodotta da Tullio De Piscopo. Gli autori erano Alberto Radius, Oscar Avogadro, gli stessi della canzone di ieri della Bertè. Pure gli avvocati si accaniscono con Loredana, mamma mia, c'ha già avuto una vita tanto difficile, la lasciassero un po' tranquilla. Carina. Allora, sicuramente Loredana sarà felice di questa tua dichiarazione affettuosissima. Noi ci vediamo un bel servizio con Alessandro Gatta e Luciana Luciani, con Loredana Bertè, e poi sentiremo l'incredibile risposta che la Bertè ha dato su questa vicenda a Fiorello. È tutta da sentire. Altro. Eccola qua. È pronta a lottare sul palco. Il ring è lì che l'attende e lei arriva carica di energia. Digli che sono arrivati i soldi in banco. Solo tu sei. È una vera regina, anche se nasconde la sua fragilità d'artista dietro un paio di occhiali neri. Come ci siamo pregati? La che più forte. No, perché io non accendo televisione, io cucio e rimedio cuscini. Io questo l'ho cucito stanotte. Ma da dove vieni? Da Cortina? Ho rotto 200 cuscini. Col cuscino l'hai fatto? Sì, l'ho fatto. Col cuscino dell'albergo. Pensa al direttore. Pensa alla cancelleria. Il cappuccio, che questo l'ho fatto 3 anni fa. Sì. Era un pochino moscio, allora il cappuccio era un po' tipo il nome della rosa. Ho capito. E questo qui è il cuscino dell'albergo. Senti qua. Non è venuto. Però mi sono arrangiata. Musica e parole, spaccano il tuono, dritto al suolo. Meraviglioso animale da palcoscenico, è rimasta chiusa nella sua stanza d'albergo, rifiutando di farsi vedere. Se stava meglio nell'albergo, ti ricordi? È vero.
quello là, come si chiamava, Domus, quello là, almeno, almeno lì nessuno rompeva le scatole. Scendiamo insieme. Perché scendiamo? Dove andiamo? Allora, meno male che c'eri te, perché dunque, con sta rottura del palle... Che non mi hai chiamato per 4 giorni. Noi ti siamo trattati da cani. Da cani, cioè bisognerebbe dare. Però, infatti siamo l'unica categoria, non c'è nemmeno un sindacato, possiamo manco fare sciopero, niente. Dobbiamo solo essere violentati da questi scemi che fammene i capelli, cioè, 4 giorni. E pagata la stanza che non c'ero. 4 giorni quel tavolo. E ho dovuto rompere 18 cuscini. Ma non mi hanno massacrato le viennette. Però Loredana, hai cantato benissimo. Non è vero, c'ho un pubblico. Cantato a me perché avevo il basso, no. Mi spaccavo le orecchie. Non sono d'accordo. Come ha cantato? Ma guarda, ma oh, in 2 minuti e 58, scusate. Gli applausi per lei sono stati sinceri e calorosi. Ma l'effervescente Bertè è già proiettata verso altri progetti. Inaugurerò per prima nella mia vita un festival cinematografico. Quello di Roma! Prima del film di Spielberg che canto io. Sì, canto io. Ma Loredana ha creato un vero evento qui, dietro al palco, non ci riusciamo a muovere, hai cantato benissimo. Beh, vieni con me, tu te muovi benissimo perché tu te muovi come? Ciao Cucuzza. E comunque, grazie. Amore, io non posso vedere la televisione perché ti dico, mi fregano pure le spine, le prolunghe sono fregati, tutto. Loredana è una fan del nostro conduttore e anche questa volta si rivolge direttamente a lui. Ti voglio bene, però ti voglio meglio se mi fai arrivare in studio, invece di quelle strafiche una volta più a me. No, ma adesso, anche perché noi ci sappiamo difendere, noi, no. Perché se non porti la 38 guai a andare sul palco, che cavolo, ancora canta. Se fosse per loro, Tina Turner dovrebbe essere dentro un ospizio, figurati certo. E poi guarda chi c'è in classifica, i 70enni, guarda un po'. Ho preso un pugno. Le penne, mi sono preso. No, come le penne? Giuro, le penne. Ma sei contenta dell'esibizione, Loredana? Io non so, contenta mai, perché intanto non mi va di fare le cose di fretta. De uno che non sa qual è il destro e qual è il sinistro, scusami. E avevi il basso che mi spacca le orecchie. Questo non sono contenta affatto. C'avevo il figlio Zanotti, mi mancava. Donna, è arrivato l'arrotino, quello che ho sempre sotto casa. Si sembra resta a dove cavolo abito. Dove abito? A 2 case l'abbiamo. No, in quella, il triangolo delle Bermude, quella là. Ecco, e allora, tanto vale sta a casa. Certo. Invece sto a Sanremo? Che cavolo? È una pizza. Anzi, magari fosse una pizza. C'è ragione Cocciante a sto punto, facciamo le opere, bisogna fare l'opera rock. Come si sta male a stare così soli. E lei è da oltre 20 anni la rock star più esuberante del panorama italiano. Una bomba! Brava Loredana, un bacio. Senti, perché non vieni di là che devo parlare? Sì. Loredana, sì. L'emozione, ciao. Che hai provato sul palco? Dai. Nessuna. Pensavo all'amministratore di casa mia. Vanessa Gravina ringrazia. Troppo divertente. No, sto scherzando. Allora, cosa ha detto la Bertè a Fiorello? Allora dice, non c'è nessun plagio. Ha detto, è vero che ho preso, io sto parlando, è vero che ho preso un pezzo di quella canzone, ma è tutto valido perché il brano non è mai stato depositato. Il dolo non c'è. Radius, uno degli autori, non l'ha nemmeno depositato, è tutto regolare. E Loredana Bertè ha aggiunto, mi piacerebbe vincere il premio della critica e mettere fine a queste voci ignoranti e cattive. È così Loredana Bertè. Vabbè, vedremo cosa succederà. Allora, Vanessa, invece noi parliamo della signorina Giulia che... Grazie mille, io sono con Dario Salvadori e Daniele Battaglia. Allora, Dario, parliamo con Daniele, dobbiamo parlare da escluso, quindi prima parliamo con Dario il clima. Allora, stamattina la DN Kronos ha raccolto questa dichiarazione di De Piscopo ed è successo il finimondo. Ci racconti un po' la cronaca fino a questo momento a proposito di Loredana? Beh, pare che il pezzo sia edito molti anni fa da una cantante poco conosciuta, ma comunque edito, quindi non è né una cover né un plagio, è un pezzo edito che a norma di regolamento dovrebbe essere eliminato, però adesso quindi si potrebbe consumare un dramma, cioè voglio dire, quindi diventa... Cioè, le regole sono comunque, saranno applicate entro questa sera? Sì, è in corso adesso una riunione per vedere quanto di questo testo è stato modificato, insomma io credo che ci siano margini per una risoluzione. Speriamo, auguriamoci per una risoluzione positiva. In sala stampa tutti in religioso silenzio ad ascoltare in diffusione il file che si trova in internet, uguale alla canzone di Loredana Bertè. Bruciamo il nastro.
La notizia l'ha data tramite un messaggino il cantautore Tullio De Piscopo. Il brano incriminato è dello stesso autore Radius, che lo aveva da 20 anni nel cassetto. Da quel momento si scatena un terremoto, ma tutti sono d'accordo nell'affermare che la Bertè era all'oscuro di tutto. Baudo è assalito, ma deve correre alle prove all'Ariston e quindi non resta che chiedere a Piero chi sarà colui che lo comunicherà a Loredana. Adesso chi glielo dirà a Loredana? Episcopo, Tullio d'Episcopo glielo deve dire. No, ma io adesso sto organizzando con i giornalisti di non dirlo a nessuno, di tenerlo per noi e di farla cantare. Oppure fuori concorso eventualmente. Stiamo cercando di trovare una soluzione. Se qualcuno cercava fuoco sotto le ceneri del 58esimo festival, oggi ha trovato pane per i propri denti. Si cercava scherzosamente uno scoop, una litigata, è arrivata una canzone copia di Loredana Bertè. Certo, come piove sempre sul bagnato, però in fondo tutto sommato queste cose magari possono servire a dare una scossa al festival. Naturalmente entro poche ore si deciderà che cosa si dovrà fare, perché qui si agisce a termini di regolamento, non a termini di simpatia o antipatia, quindi è chiaro che c'è un certo automatismo nella decisione.